Buongiorno, siamo venerdì. Sì, venerdì, buonasera. Martedì 20, buona, sono con il bambino oggi. Sono gli ultimi giorni di lavoro, quindi prima della fine di questo anno, come abbiamo gli anni, la scuola finisce in Italia. Da domani dovrei entrare in vacanza ufficialmente per un po' di giorni. Devo anche fare delle cose nel mio nativo borgo selvaggio, che sono tutt'altro più rilassanti. Ma diciamo oggi è 30 giugno, quindi finisce questo mese di giugno che non è stato. Sono stati mesi molto faticosi, almeno per la mia categoria lavorativa. Anche se molti non ci crederanno, penseranno che noi ci siamo dati la bella vita, non è stata proprio così. Ma questo non è un nostro destino lavorativo di essere. Comunque, oggi è il 30 giugno e sono usciti vari fumetti in TV, no, in edicola. Naturalmente, usciti i due uscite canoniche sono Dylan Dog, Ultima risata e Samu Esterne, ma non ne voglio parlare ora perché soprattutto sono un po' stanco. L'ho letti, ma l'ho letti velocemente, quindi ho delle impressioni, ma le volevo un po' approfondire prima di parlarne. La gatta frettolosa fece i gattini ciechi, insomma, non essendo pagato da nessuno, quindi posso anche metterci 2 o 3 giorni e fare un video e non succede niente, tanto non è che. La trama, basta che andate in edicola, vi comprate il fumetto, ve la leggete da voi, è inutile che mi metta a dirvi la trama di Dylan Dog. Vi consiglio di comprare, no, vi consiglio. Sono due fumetti che vi consiglio per opposti motivi. Dylan Dog per i disegni splendidi, solo Roy, io credo la Bonelli dovrebbe fargli un monumento. Ma non parlo di Dylan Dog, quindi. La trama la potete leggere, cioè, questi sono 3 euro, ma anche Samu Esterne, 3,90 euro di Dylan Dog e Samu Esterne costa un po' meno, 3,50 euro. Va bene, invece andiamo a calare sul prezzo e andiamo su un Pocket il morto, che siccome non ne parleranno molti su internet, suppongo, e ne parlo io, nel senso che tanto, essendo un canale puramente ludico, insomma, a volte ho parlato di cose serie, cioè cose serie, anche i fumetti sono cose serie. Nella loro serietà, nel senso, cioè, nel senso sono di svago, ma insomma hanno comunque una componente letteraria che li fa essere dei prodotti che possono anche essere a livello serio. Ieri avevo fatto un video, credo, su Zagor, che non mi era piaciuto neanche, ma quindi mica perché, ma non è piaciuto a me. Mentre questo fumetto, Il Morto, mi è decisamente piaciuto. Naturalmente, se dovessi dire cioè, qui ovviamente sarò più indulgente perché la casa editrice è più piccola, quindi ovviamente non avendo neanche lontanamente, suppongo, i mezzi della Bonelli, immagino che siano un po' più cose fatte in famiglia o artigianalmente. Quindi è ovvio che, per esempio, a me questa copertina, per quanto ci sia un'allusione a De Chiri con le muse inquietanti di Ferrara e ovviamente questo stile computer grafico non è che a me faccia impazzire, certo, se io paragonassi la copertina di Van Gogh a questa, a parte anche questa, questi occhiali, questi effetti, ultimamente di Van Gogh ha degli effetti psichedelici, sembra, tipo, le cose sembrano le copertine dei Pink Floyd, vabbè, è ovvio che graficamente. Ma naturalmente il fumetto si giudica per altre cose, quindi da un fumetto di una casa editrice più piccola io non è che sono più indulgente perché comunque immagino che facciano uno sforzo anche editoriale notevole, quindi insomma non immagino che non abbiano dietro i mezzi che ha la Bonelli. Oh, Il Morto a fumetti, abbiamo già detto che riprende sicuramente il formato Criminal, anche queste sorte di cose rimandano molto a Criminal, come ho detto in un video precedente, queste incrinature, queste ombre così. La copertina non è che mi faccia impazzire, vabbè, qui c'è un muro, immagino sia stata fatta la copertina. I disegni, vabbè, è lo stile Diabolic, insomma. Lavorato molto al computer, sono
sono disegni molto lavorati al computer. A me non piacciono molto particolarmente questi disegni, ma è ovvio che se giudicassi questo lavoro con i parametri da Bonelli, o anche Diabolik, sono Diabolik, non so. E ovviamente dal 62 che ne dicono, naturalmente non sarebbe neanche giusto. Comunque, prescindendo ovviamente dal lavoro artigianale anche di questo fumetto, però siccome è un fumetto italiano che è uscito da, so, è uscito da diverso tempo, perché essendo bimestrale, questa è l'uscita di giugno, quindi luglio-agosto, uscirà agosto il prossimo, e quindi escono 6 numeri all'anno. Però delle copertine è possibile avere le variant, forse se non so se la trovo in edicola, mi prendo la variant di questa copertina di Manlio Truscia. Queste copertine mi rimandano molto a Criminal e a Corteggi, ecco, ovviamente queste sono corteggiane. È ovvio che la casa editrice, scusate, la Menhir Edizioni, direttore responsabile Paolo Tellolli, capo redattore Luca Tellolli, art director Ermete Librato, lezioni manipolate, questa del giugno del 2020, soggetto e sceneggiatore Ruvo Giovacca, che devo dire queste sceneggiature sono molto belle, cioè tutto, vedete, fumetta in risparmio, però poi matite Piero Conforti, Chine Gianluca Francesconi, poi c'è l'elaborazione disegni Studio Telloni. Cioè si capisce che questi disegni sono stati elaborati in parte al computer. Cioè è stato fatto un lavoro, secondo me, molto, vabbè, con molto computer, che si capisce che c'è molto computer. Ma l'avevo già detto nel numero cartaceo che avevo, che ho ancora, nel senso. Quindi io, come protagonista, ho diversi buchi di memoria su questo fumetto, di qui su 43 numeri. Mi perdonerà la Menhir Edizioni, io l'ho iniziato a leggere solo da poco, quindi no. Anche perché non è un fumetto che si trova spesso in edicola, non tutte le edicole ce l'hanno. Io ho trovato un'edicola che ce l'ha, e a Firenze ce l'ha, e quindi lo fa, cioè, ho perso il. Ecco, la clinica delle menti perdute, che è esaurito, mi sembra. Numero 1, credo sia esaurito, però. Ah, ecco, come vecchi criminali hanno fatto. Comunque, su 43 numeri, a parte due esauriti, mi sembra che li potete riordinare tutti. Magari qualcuno me lo faccio mandare. Mi faccio mandare qualcuno, non tutti e 43 nomi, perché ho letto il 43, che ho letto questo. Un gioco pericoloso, la critica delle menti perdute, l'ho letta, ma in versione internet, me l'ha mandata l'editore, non perché siamo amici, ma durante il lockdown, insomma, durante la quarantena, insomma, la casa editrice Menhir offriva di, giustamente, di avvicinarci, cioè, ovviamente un fumetto se non lo conosci non lo compri. Io l'ho scoperto per caso, semplicemente andando in edicola, e come ho già detto nel video precedente, a cui rimando se siete interessati, però vabbè. Quindi rispetto a Criminal e Diabolik, alla fine c'è un'altra storia, una piccola storia di Pesce Alfonso Elia, da una storia compresa da un racconto di Neruda, di Gian Neruda, che io non conoscevo, il vampiro. Non è una storia che mi ha. Vabbè, nel senso, tutto fa brodo, nel senso che. Oh, tutto fa brodo, ma vabbè. Sono tipo quei racconti inquietanti delle spiacevoli notti dello zio Tibia, ecco, non ve lo anticipo. I disegni di questo racconto sono più tradizionali, storici,
prima volta un fumetto anni 60, mentre quest'altro, vabbè. Poi, come nei vecchi Alan Ford, Crimina, c'è la pubblicità di un altro eroe che sta uscendo, eroina. Il Castrix, dalla copertina, mi sembra di capire sia una strega, quindi mi sembra i richiami al vecchio Max Bunker siano notevoli. Magia, incubo e mistero, sembra il titolo di Satanic. E vabbè, questa sembra la copertina di Crimina. Caro Max Bunker, chi va a Roma perde la poltrona, nel senso che tu avevi la possibilità di continuare, giustamente, e quando si crea un vuoto qualcuno riempie, perché ovviamente il morto riempie quel vuoto che avevo parlato, in cui Crimini, Diabolik, insomma, rimasto Diabolik, ora non so come andrà il morto, naturalmente. Io, per gli appassionati di Diabolik, per questo genere di fumetti, io ve lo consiglio, perché le differenze sono, alcune sono te. Allora, qui, vabbè, la storia è tutta ambientata in Italia, nell'Italia contemporanea, la cittadina con elezioni, qui c'è un'elezione a sindaco, insomma, con riferimenti anche alla politica italiana, ovviamente sul vago, ma insomma. Gonni, che la lista è indipendente, Gonni. Sembra una ghianda, ma una ghianda, che promette progresso, lavoro e benessere. L'altra lista è un fiore, vabbè, ognuno ci veda quel che gli pare. Comitato Popolare, come si chiama? Con un fiore, e va bene. E ovviamente rimanda ambientazione italiana, perché anche Criminal, che si aveva forti legami alla politica, cioè. Quando si vedevano, insomma, alcune scene ricordavano la Milano anni 60, però tutto era comunque stemperato dal fatto che il fumetto era ambientato a Londra. Diabolik è ambientato a Clarville, quindi paese sconosciuto. Ho fatto tutto un video su Clarville, su Sylvester Land, perché appunto il legame francese di Diabolik, non ci vado, non ci ritorno. Chi vuole approfondire, si vede il video dell'origine di Diabolik, se è interessato, insomma, se non è interessato, diciamo, non me ne frega niente. Mentre qui Giovacca, scusa, Giovacca, è il discorso più completo, perché sia come Satani e Crimine, poi c'è ogni storia autoconclusiva, però c'è un filo conduttore di cui io mi sono perso gran parte, in cui c'è questo protagonista che si chiama Peg, che poi oggi abbiamo scoperto che si chiama Stella, che ha fatto il militare in Africa. Qui ci sono delle scene di flashback che ricordano addirittura lo sconosciuto di Magnus. Mi ricordano qualcosa lo sconosciuto di Magnus, scene di, cioè lui ha dei flashback di questi combattimenti in Africa, mi ricorda proprio l'Africa, il Nord Africa, cioè, questo non è tornato, ricorda proprio Magnus. Le citazioni a Magnus e Bunker mi sembra siano molte, quindi anche lo sconosciuto. E quindi piano piano nel primo numero, che lo troviamo, che è chiuso in un manicomio, da cui evaderà, ma non perché era pazzo, ma perché probabilmente sapeva qualcosa, eccetera, eccetera, come militare, e quindi un po' viaggia di città in città, e quindi ogni città, ma non è un criminale, è un, diciamo, giustiziere. In questo si differenzia da Criminal e Diabolik. Tanto che poi non ha un'identità segreta, perché sì, ha lo scheletro, che nel primo numero era uno scheletro di Halloween, ma il poliziotto ovviamente sa benissimo chi c'è dietro lo scheletro, mentre ovviamente, insomma, anche diabolico, insomma, quindi non è che sia proprio un'identità segreta. Quindi c'è una sorta di romanzo a lungo termine, per cui questo Peg sta cercando di ricostruire il suo passato, un po' come il Conte di Montecristo, la citazione, eccetera. Alla Dumas potevo fare il romanzo popolare, eccetera. Quindi è una storia anche intrigante. Ve lo consiglio, nel senso, a me è piaciuto, nel senso, il primo numero col dialetto livornese è rimasto un po' interdetto, quello sì, perché insomma, il dialetto livornese, vabbè, per carità, tradotto, io vivo a Firenze, ma non sono fiorentino, sono chianino, quindi anche in Valdichiana hanno un dialetto molto all'ossa di Dandà, insomma, che
Forse il dialetto chianino meriterebbe, cioè se ambienteranno mai un morto in Val di Chiana, allora lì ci vuole la traduzione, perché l'ossa di Dandà è, insomma, è un po' difficile da capire per chi non sia proprio di quelle parti, o la retina, ma sai, vabbè. Quindi non avevo beccato un numero, quindi, però raccogliendo un po' le fila della storia, mi è piaciuto. Il disegno, io non è che vi dico che i disegni sono granché, no, ma sono migliorati comunque rispetto all'ultimo numero che ho visto, mi sembrano migliorati. Ovviamente non c'è Magnus, cioè insomma, sono molto computer grafica, insomma. È ovvio che Magnus, la fascia di Magnus, che vi devo dire? Oppure qui c'è un vecchio di Van Dog che ho ritrovato di Roy. È ovvio che io personalmente, graficamente, preferirò sempre il bianco e il nero della china al computer grafico. Questo sia chiaro e senza se, senza. Però voglio dire che il fumetto merita di essere, cioè, merita di essere letto. La storia è molto, vabbè, sono due competitori che si Gonni, che è un ex commilitone, insomma, in ogni paese che va. Qui mi sembra appunto che sia ambientato in Toscana, ma sono forse boh nel Grossetano, boh. Ma non sarei, no, non sono sicuro. Mi sono ambienti che io li trovo molto familiari come toscano, non li so identificare, non so se è Grosseto, potrebbe essere, no, ma però c'è, vabbè, c'è il porto, vabbè, non lo so, Piombino, che ne so, Viareggio, si parla di turismo, vabbè, però una zona, perché uno degli assassinati dice, ma chi poteva assassinarlo, oltre al fatto che tifava Empoli? Immagino che sia, boh, vabbè, non lo so. Comunque, l'ambientazione è molto città di provincia italiana. C'è una satira, insomma, alla Max Bunker, a Magnus, ovviamente la segretaria del candidato, diciamo, non proprio integerrimo, ovviamente. Ci sono molte allusioni all'Italia, insomma, su certi usi e costumi italiani. I poliziotti arrestano il nostro Peg e cercherò subito di incastrarlo. Però è anche molto ironico, cioè in questo caso, voglio dire, c'è una sorta di ironia sull'Italia. Va bene. E su certi, cioè, c'è una, cioè, chi è italiano capisce le allusioni che fa il Giovacca, viene Giovatta, ma non è Giovatta, Giovacca, ecco, si viene Giobbe Covatta, Giovacca. Però ci sono forti allusioni alla vita anche politica e al malcostume italiano. L'ambientazione è assolutamente realistica, quindi si cerca di fare un fumetto realistico italiano, ambientato rispetto a Diabolik e Crimina, in un ambiente più, cioè, ce lo vedete voi Diabolik a Livorno? Che ci fa Diabolik a Livorno? Mangia il casciucco con Eva Canta, cioè, ci rivedete forse, può darsi, un giorno vedremo Diabolik che mangia il casciucco con Eva Canta a Livorno, per carità. Però mi sembra ancora abbastanza lontana questa possibilità. Dico tutto questo perché ovviamente è un fumetto che, allora, la storia non ve la spoilero, insomma, in edicola lo trovate. Non dico che sia un capolavoro assoluto del fumetto, perché va visto in sequenza, cioè ovviamente è come vecchi telefilm di, non so se qualcuno l'abbia visto, di Incredibile Hulk. C'è una serie di telefilm, si rimanda sempre una puntata successiva, in ogni puntata che c'è una storia autoconclusiva in cui l'eroe aiuta delle persone in difficoltà, ma poi ovviamente vai in un'altra città e ricomincia tutto da capo. Quindi anche questo io mi sono perso, ovviamente magari
ci faccio un pensierino, mi faccio mandare qualcosa. Perché è un fumetto che secondo me merita di essere, vabbè, letto, supportato. Questo è il numero che uscirà prossimamente, il Fante di Spade. Gonni è stato indagato, lo dice subito, e il suo braccio destro è stato arrestato per cominciare a omicidare. Ma c'è un losco traffico di armi. Allora, Gonni è stato indagato per traffico d'armi, che è appunto questo qui. Allora non vi dico, ma a parte lo dice: tutti sono sicuri di cavarsi, e chi toglierà dei guai sarà il fantomatico Fante di Spade. Ma qualcosa li fa dubitare sulla risoluzione dei loro problemi, e riescono, ne nascono due dubbi e poi le paure. Paure confidate a Peggy, che in cambio di informazioni sulla sua vita indaga per scoprire chi tira fuori i fili di quel losco traffico. Nel prossimo episodio sarà il Fante di Spade. Insomma, un bel fumetto, voglio dire, veramente un bel fumetto. Il morto, che non si chiama Votagonni, ma Elezione Manipolata, che secondo me è un fumetto che... Ora, lasciate perdere tutte le... Cioè, non è che voglio dire questi disegni, i disegni sono quel che sono, cioè computer grafici. Però è una casa editrice indipendente che raggiunge le edicole, insomma, di tutta Italia, quindi è un qualcosa che speriamo si possa consolidare nel tempo e possa, non dico rivaleggiare con Diabolica, ma che comunque possa comunque essere un'alternativa a Diabolica. Lo speriamo tutti, perché non perché vogliamo il male a Diabolica, perché la mancanza, che il fatto che Criminal sia sparito, insomma, sia... In un certo senso il morto prende il posto di Criminal. È un po' brutto dirlo, ma sava la vita, insomma, chi va a Roma perde la poltrona, sono detto questo proverbio così. E quindi mi fa piacere che ci sia un fumetto. Allora, a questo punto, graficamente io mi trovo pochissimo, cioè, ma naturalmente io capisco che anche, cioè, dire, sarebbe anche ingeneroso. Comunque, qui ci sono anche serie di pubblicità, come c'erano. Pubblicità tipo Il morto, la tomba per Zelda, tutte le pubblicità dell'uscita della casa Menhir, le varianti di Mario Truscia. Varianti Mario Truscia, il promo, episodi 24 pagine, 1000 copie numerate. Vabbè, va bene. Vabbè, potete trovare varie cose. Questi sono i numeri, non riesco a capire. Vabbè, sono numeri arretrati, non ho capito bene questo che cosa sia. Il promo del morto, episodi 24 pagine e 1000 copie numerate. Vabbè, sono i promo, ma non lo so. Comunque, i numeri potete ordinarli anche in casa editrice. Fra poco uscirà il Castrix, che costerà però 4 euro, che mi ricorda molto Satanic, devo dire, non lo so, vista così, vista in lontananza. Vabbè, quindi, che vi devo dire? Creato da Ruvo Giovacca, ecco, Ruvo Giovacca ha creato il morto. È un'alternativa diabolica, secondo me è una buona alternativa, e voglio, senza esagerare, neanche voglio dire che è il capolavoro dei capolavori, però può essere una buona alternativa a qualcosa che già c'è in edicola. Vabbè, con questo chiudo. Non so se sono stato utile, mi sono un po' dilungato perché essendo un fumetto nuovo, cioè io ho fatto già due video, ma insomma, un po' spiegato, e quindi anche un po' le differenze rispetto a Satanic, sia Satanic che a Criminal, a Diabolic, quindi differenze, affinità e differenze tra morto e Diavoli, che però a me sembra che rimandi più a Magnus, lo sconosciuto. La storia mi ricorda molto lo sconosciuto di Magnus,
che però ricorda poi Criminal di Max Bunker, quindi vabbè, le ispirazioni ci sono perché ex Nilo, Neil Fit, da nulla non nasce nulla, anche i fumetti si rifanno. Abbiamo visto che Diabolik si rifaceva i romanzi Fantomas e Westland, quindi poi su Westland si rifanno al Marchese de Sade, il Marchese de Sade è tutto un processo infinito di che l'originità assoluta non esiste, quindi va bene, potete. La rifaccio pubblicità volentieri per quanto valgono i miei 25 lettori, poi potete anche dire una schifezza il canale ci ha consigli, però voglio dire, secondo me sono storie che certamente il difetto, il problema di queste storie è che comprata una così, essendo una sequenza di avventure, quindi uno dovrebbe, cioè, suona o non c'è. Comprata così nuda e cruda, senza sapere quello che è successo prima negli altri numeri, risulta di difficile lettura, nel senso che se andassi in edicola, non sapessi chi è, come a me è successo col primo numero, mi trovo questo Peg, che sa, dice, ma chi è Peg? Il problema è che chi non l'ha seguito dal primo numero, quindi come me, arranca i primi numeri, si arranca un po' per cercare di arrampicandoci sugli specchi di ricostruire la trama, però una volta che avete ricostruito la trama della storia di questo Stella Peg, insomma, non è così banale e scontata. Detto questo, no, questo vi avviso, cioè, non ho mai letto, cioè, ho detto questo, ma cioè, voi dire, dice, ma chi è Stella? Che cosa diavolo sta cercando? Cerco l'identità della mia famiglia. Ovviamente è ovvio che il problema di questo fumetto è che rimanda ad altri fumetti, cioè la storia in sé è autoconclusiva, però i rapporti di El Morto con certi personaggi a cui si allude il fumetto, se non si sono letti altri numeri, risulta del tutto, cioè non si risulta, cioè letto così, mentre è quasi più facile capire Diabolik, perché Diabolik è un personaggio misterioso di cui non sa nulla nessuno, uccide e ruba, eccetera, mentre El Morto ha una sua psicologia, una sua storia che, letto un numero sparso così, può risultare scombussolante, cioè che è sta roba? Quindi non c'è, cioè, nel senso che per capire un po' la cosa vanno letti anche un po' di numeri precedenti, e quello cercherò di fare anch'io. Dato questo ultimo consiglio, vi saluto e buona serata.